disponibilità e sensibilità nei confronti delle iniziative dei russi. Gianfranco ha sinteticamente detto quali sono stati i motivi che ci hanno portato ad organizzare questa manifestazione. Io quindi vorrei riservare il mio intervento a dei ringraziamenti che mi sembrano doverosi. Intanto ringrazio coloro i quali sono alla mia destra, il Presidente neoeletto, perché ormai soltanto da pochi giorni, forse da qualche settimana, ha preso possesso della carica di Presidente del Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana del Gioco Calcio, Enzo Pastore, e Andrea Cozzi in rappresentanza del Nazionale Diplomatici del Ministero degli Esteri della Farnesina, che tutti insieme messi abbiamo tirato su questo avvenimento. E poi ringrazio anche il proprietario di casa del luogo in cui questa partita si svolgerà, che è l'amico avvocato Angelo Pisani, che è il presidente della municipalità di Scampia, Miano e non so che altro, Marianella, Piscino, Chiaiano, perché adesso le municipalità, come sapete, sono diventate più ampie di quanto non fossero prima. Questa partita, ne parlavo poco prima dell'inizio di questa conferenza stampa con il maestro Gianni Maddaloni, che è qui presente in prima fila, e con lui rilevavo il fatto che insomma, è scontato che lo sport abbia una valenza e un valore di poter incidere sul sociale che va al di là di qualsiasi altro fenomeno delle attività umane, perché lo sport ovviamente è seguito, il calcio poi in particolare, ma non solo, seguito e viene preso da esempio da tutti, soprattutto dai giovani, soprattutto nei luoghi come per esempio a Scampia, dove il sociale è molto difficile e molto tormentato. E questo è il motivo per il quale Russia ha aderito in maniera entusiastica alla richiesta del Nazionale Diplomatici, che come Gianfranco lei abbia detto fino ad ora ha giocato soltanto una partita a Rimini, però non a Parma, non a Rimini. E una partita prima di questa, quindi questa è la seconda. Noi quello su cui puntiamo è incidere sul sociale, ma cercando di farlo però in maniera continuativa, cioè vorremmo ci impegniamo a farlo, che questa partita non sia un unico, ma che oggi a Scampia, domani in altre zone, casomai in altre parti, ma che comunque Lussi, se e quando riesce a farlo, possa dare una mano per dare un contributo appunto nell'attività sociale, e questo sicuramente ci impegniamo a farlo e lo faremo. È un'interferenza, sarà. Bene, ringrazio ancora quindi tutti i presenti e cedo il microfono al collega Bobbo, che lo tiene molto più degnamente. Grazie Mario. Dunque, dicevamo degli occhi, una partita che non vuole avere molta demagogia, ma soprattutto un significato che è quello dello sport, che unisce tante componenti, quindi giornalisti e diplomatici si affronteranno. Invito Gennaro Famiglietti, che è consolato di Bulgaria, qui un attimo con noi, per dire giusto il ruolo di chi bene o male rappresenta, a volte in posti lontanissimi, un governo, uno Stato, il senso del messaggio diplomatico oggi, che spesso sfugge alla gente comune. Ma innanzitutto voglio ringraziare te, Gianfranco, circostanze così importanti, e allora altro che turno over, ci vorrebbero due o tre partite di seguito per far giocare tutti quanti, che rispondono i miei colleghi con un grande entusiasmo, con una grande partecipazione. Questo invito da parte del Ministero degli Esteri veramente ci rende fieri ed orgogliosi come giornalisti sportivi appartenenti poi appunto all'equipa che rappresenta Napoli e in parte anche tutta la Campania. Siamo nati nel 1975, teniamo ormai i capelli bianchi con questa squadra, e il nostro denominatore è stato proprio quello di partecipare a sviluppare le realtà locali, di intervenire in tutti i modi e in tutte le maniere. Siamo stati a Sarno, siamo stati a Nola, siamo stati ad Arco Felice, ad Acerra, dove la raccolta, perché era una partita per comprare un pulmino per i disabili, fu la partecipazione della gente del posto totalmente totale, che raccolsero questi fondi proprio per questo servizio. E abbiamo giocato contro la nazionale di trapiantati, ragazzi eccezionali, al campo del Vomero, quindi siamo stati a Scampia con una nostra rappresentativa nello scorso febbraio contro i magistrati. Contro i magistrati,
Quindi siamo veramente contentissimi, soddisfatti. Molti di voi non giocheranno perché in queste circostanze poi si precipitano a 3.000 per prendere parte, tra cui Cappella, facciamo pure. Comunque siamo veramente molto molto contenti e cercheremo di sostenere il nostro ruolo con il più possibile. Ormai teniamo una storia pure noi alle spalle, essendo nati appunto nel 1975, e il discorso continuerà sempre su questa base del riconoscimento, della valorizzazione, dello sviluppo delle realtà locali. Quindi lo stemma dei Borboni è soltanto un fatto storico e un piedistallo che noi non possiamo tralasciare perché fa parte della nostra storia, poi nell'ottica dell'unità nazionale e di quello che può essere un discorso europeo e speriamo anche mondiale.